Allora, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con A Tu per Tu. Questa settimana siamo finalmente, devo aggiungere questo Buonasera. avverbio, l'ospite che vedete alla mia sinistra, Bernardo Bennini, appena riconfermato coordinatore provinciale di Forza Italia. Diciamo finalmente perché tra la tanti sì, la tanti no, poi ora spieghiamo, il congresso, insomma, ecco. Per averlo ospite abbiamo un po' Diciamo che un, a sofferto, però poi alla fine confusione ce fanno un l'abbiamo po' fatta. concorrenza al PD, no? Non Un ci si pochino, capisce un granché, ma insomma. ultimamente sì. Allora, iniziamo insomma da questa fase congressuale che è recentissima, insomma, com'è andata la sua riconferma? Vabbè, l'abbiamo già detta. Diciamo che è stata una scelta che, tra virgolette, un po' coraggiosa, quella che Forza Italia ha avuto, ha voluto, insomma, sostanzialmente di aprire una stagione congressuale in un momento complicato. Era per dare anche seguito a quella che era un po' la struttura provinciale, perché Forza Italia a livello aretino esiste, non è una creatura virtuale, è composta da eletti, iscritti, amministratori, quindi è una comunità vivace, nel senso buono del termine. Abbiamo aperto il congresso e quindi abbiamo oggi dato una classe dirigente. Io prescinderei dal mio ruolo perché sennò qui c'è un'autocelebrazione anche fastidiosa, direi. Preferisco parlare dei tanti ragazzi e ragazze che si sono impegnati anche ad entrare in squadra, a far parte del direttivo, dei dipartimenti e quelli che poi soprattutto ricercheremo per comporre la lista ad Arezzo per essere competitivi per le prossime amministrative. Allora, io dicevo in apertura la tanti sì, la tanti no, perché l'assessore Lucia Tanti, diamogli nome e cognome, della giunta attuale Sandro Ghinelli, a un certo punto ha aderito al movimento di Toti e quindi diciamo, si è sostanzialmente dimessa insomma, da Forza Italia. In realtà lei era un assessore di nomina in quota al vostro partito. Lei in un'intervista alla Nazione ha detto proseguiamo, diamo fiducia a Ghinelli nonostante la tanti. Questo state proprio le Sì. sue, il titolo era così, poi Sì, non so se è le interpretato bene o male, ma titolazioni sono sempre competenza giustamente dei giornali che hanno anche, e come tutti i media, perché poi in fin dei conti bisogna che chi fa politica ha anche piacere di confrontarsi con i media. Io sono uno di quelli che vede nei media uno strumento importante per cui, a prescindere da quello che si dice, è importante che ci siano, quindi io anzi sono favorevole. Mi interessa poco se poi dopo diventano più a dileggio oppure a volte ci sono delle battute, però ritengo che siano fondamentali. Anzi, bisogna dirgli grazie, che se no non riusciremo manco a uscire in video o in stampa. La vicenda della Tanti, anzi, la domanda mi permette anche di fare chiarezza, perché era poi la questione sulla quale. Non è che ho inteso fare il prezioso, perché voi sapete che io sì. cerco di non essere mai, in questo senso non mi faccio attendere, ci sono state altre problematiche. La questione Tanti è semplice. Io riporto un sentiment fondamentalmente, non una questione, non un giudizio personale di Bernardo, un sentiment del partito. Lucia ha fatto una scelta di passare ad un'altra formazione politica, da assessore in carica, proprio di Forza Italia. Pertanto, tutto il partito ha vissuto questa cosa in maniera molto sofferta perché il rapporto c'era e è stato vissuto male, indubbiamente. Quindi la richiesta non era di posti in più o di compensazioni, era semplicemente che se tu sei assessore in carica di un partito all'interno di una giunta e l'assessore è un incarico specificamente politico, il partito si aspettava che tu Cioè, l'incarico di conseguente. Lucia Tanti, perché poi ci sono anche incarichi tecnici, no? Assolutamente, ma L'incarico di nello Lucia Tanti specifico era in quota. Lucia è stata indicata al sindaco da Forza Italia, pertanto la logica che tutto quanto il partito, dirigenti, militanti e quant'altro si sarebbe aspettato era a valle di una scelta che nessuno mette in discussione, è personale, pertanto ciascuno può fare quello che vuole, ci dovrebbe essere stata poi la dimissione da quell'incarico perché era un incarico politico in nome per conto di Forza Italia. Questa è stata la querelle in qualche modo per ridurla in maniera comprensibile, se no si rischia vuoi un posto, non ma chi è che vuole un posto? Non era la questione di avere un posto in più, un Però posto a in sei meno. mesi dalla scadenza o quasi, insomma, del mandato, non è stato un modo anche, insomma, non avete un po' messo in difficoltà il sindaco? Perché poi, insomma, è uno degli assessori, sinceramente, diciamolo, che lavora tanto.
tanto, insomma, no? Allora, anche qui mi permetti, giustamente la domanda mi permette di dire una cosa, non è una questione personale, cioè vorrei sottolineare il passaggio, qui nessuno ce l'ha con la persona Lucia Tanti, che personalmente stimo e che non c'è motivo di fare una questione. Tutto quanto è partito da una scelta che non abbiamo fatto noi di Forza Italia, è stata direttamente lei. E l'elemento ha messo in difficoltà in primis il sindaco, questo è chiaro. Quindi da questo punto di vista probabilmente la scelta con quegli esiti, cioè dire se io faccio una scelta politica e mi assumo le responsabilità di quella scelta, se a conseguenza di quello faccio un atto forte, non metto in difficoltà il sindaco e dall'altro lato probabilmente io stesso, che dico, credo in una scelta diversa rispetto a quella di Forza Italia, mi dimetto da assessore perché per fare questo probabilmente avrebbe dato anche più forza alla stessa Lucia. Questo è un po' il ragionamento che dentro il partito ci saremmo aspettati. È chiaro che tutto quello che è arrivato dopo è stato in conseguenza di questo atto primario che è stata l'uscita da Forza Italia senza una comunicazione preventiva a nessuno, perché nessuno aveva saputo, cioè non c'è stata neppure una comunicazione interna, questo ha creato oggettivamente all'interno anche diciamo di quelli che sono rapporti interpersonali un fastidio, una delusione in qualche modo, e quindi si è creato una conseguente azione naturale, cioè è normale che se tu sei assessore di un partito e vai via da quel partito, è normale che quel partito dica al tuo posto deve andare un altro. È qui la vicenda, non è stata la richiesta di un posto in più, di un'altra cosa. Quindi, lei rimane al suo posto. Diciamo, al di là di questo dobbiamo ancora finire il ragionamento con il sindaco Ghinelli, ma questa vicenda è laterale rispetto alla campagna elettorale. Noi interessa, quando abbiamo parlato di Ghinelli, perché noi su Ghinelli ci crediamo a prescindere da tutto, cioè non è che la questione Tanti non è stata una questione che imputiamo a Ghinelli, è stata una scelta di una persona che ha messo tecnicamente anche in difficoltà Ghinelli e quindi noi parliamo del candidato, ricandidato Alessandro Ghinelli, che secondo noi è vincente perché ha ben lavorato e si può proporre facilmente per il secondo mandato e può rivincere seriamente, perché ad Arezzo, a nostro parere, Ghinelli è la garanzia di una serietà amministrativa. Sì, in merito a questa vicenda dell'assessore Tanti, direi che è molto ben rappresentativa di tutte le ultime vicende del centrodestra, perché credo che Toti e la stessa Tanti fecero quella scelta perché nel momento in cui Salvini era all'apice del suo potere, del suo successo, c'era la certezza che oramai il governo era nelle sue mani, nessuno immaginava quello che sarebbe successo da agosto, no? Quindi Mennini, direi un po' in quel momento lì effettivamente a luglio, giugno-luglio dei mesi scorsi, anche a livello locale ma anche a livello nazionale si avvertiva molto la forza della Lega e l'attrattività della Lega, e anche in considerazione delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto un po' la giunta, e quindi forse l'assessore Tanti aveva pensato di salire nel carro del, non lo so, lo dico, ma da quello che è successo, nel carro del vincitore, senza fare i conti che da lì a qualche giorno poi è successo, si è capovolto tutto, perché non mi sembra che ad ora Toti ha fondato nessun partito. E quindi lei dove è ora? Cioè, diciamo che non so, la questione è una questione, questione che finire, non mi faccia finire il commento. Ragionamento. Mentre questo capovolgimento mi sembra che tutto sommato ha ridato forza e consistenza, anche se ancora non è premiata dai sondaggi, comunque a Forza Italia, sì, nel territorio anche a livello nazionale, sì, e mentre proprio Toti col suo gruppo sono in un limbo, e quindi anche mi sa anche la stessa Tanti è finita in un limbo, e tutto sommato la Lega è forte e Fratelli d'Italia è forte, però ecco, questo magari ce lo dice lei, anche i rapporti di forza all'interno. Ma quindi questa mia ricostruzione può essere corretta? Diciamo che secondo me la ricostruzione è una ricostruzione giornalistica, quindi diciamo la lettura in questo senso. Io credo che quando si fanno scelte di quel genere bisogna comprendere cosa si va a fare, quindi è chiaro che su questo io credo che chiunque fa scelte di uscita da Forza Italia
compie sempre un errore, perché si sottovaluta Forza Italia. Forza Italia è una realtà, non è, al di là della percentuale elettorale che uno può avere prima o dopo, ma in realtà è una realtà composita, è un partito vero, nel vero senso della parola, che raccoglie in maniera armonica diverse culture, chi viene dalla cultura socialista, chi viene da quella democristiana, liberale, eccetera. Quando esci da quel contenitore per fondare qualcos'altro, solitamente chi l'ha fatto non ha mai avuto fortuna. Questa è la realtà delle cose, perché l'elettore non ti premia, e questo lo ha dimostrato prima Alfano, oggi Toti, cioè scelte di questo tipo non funzionano perché mal si conciliano con quello che vorrebbe l'elettorato. L'elettorato vuole un centrodestra unito, vero, un centrodestra che è composto dalla Lega, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, perché tutti e tre sono tre contesti a livello nazionale che rappresentano aree politiche precise. Cioè chi sta in Forza Italia sta bene in Forza Italia, così come chi sta dentro Fratelli d'Italia, così come chi sta dentro la Lega. Oggi come oggi noi l'obiettivo nostro è quello di consolidare un centrodestra competitivo a livello territoriale, e a livello territoriale bisogna tener conto anche di fattori diversi, perché è vero che esiste un dato nazionale, ma esiste anche un dato territoriale. E su questo, quando tu sei nel dato territoriale, ti guardano le persone, quindi le persone sono molto più severe. Se tu stai dentro il contesto e rimani lì, a prescindere dalla fortuna o alla sfortuna di quel contenitore politico, in questo caso Forza Italia, l'elettore ti premia perché dice tu sei rimasto lì anche quando eri in difficoltà. Per credibilità. Per un fatto di coerenza. Alla gente piace la coerenza, piace il fatto che tu, se fai una scelta, la fai per l'elettore, non per te. Quando si cambia questo presupposto e la percezione, non dico la volontà, ma la percezione è quella che tu l'hai fatto per te, non per l'elettore, l'elettore ti danneggia con il suo voto e gli dice no, tu non sei persona alla quale riporre la mia fiducia. Questo è un meccanismo automatico. Quindi questo elemento spiega anche il non funzionamento di situazioni che si spostano rispetto a quelle che sono i pesi elettorali determinati da fattori nazionali che oggi premiano la Lega, domani premiano Fratelli d'Italia, tengono comunque in forte considerazione Forza Italia, perché Forza Italia non è che sia un partito residuale, si sta ragionando tra il 7 e l'8%, voglio dire, non è che siamo a ragionare. E sui quadri territoriali noi abbiamo risultati buoni, perché consideriamo che spesso e volentieri ci sono le persone che fanno la differenza, e a livello territoriale, a livello di amministrative, noi puntiamo sul fatto di mettere gente credibile che avrà un suo peso elettorale anche all'interno della lista, quindi che traina un dato territoriale. Allora, lei ha detto che Ghinelli ha fatto bene. Sì. Noi però non è che riscontriamo poi tutto questo consenso, cioè quantomeno sotto il profilo dei temi, come dire, cardine, no, del centrodestra, quindi tipo uno su tutti la sicurezza, potremmo ragionare parecchio sul fatto che insomma Arezzo sia cambiata, non cambiata, più sicura, meno sicura, poi c'è chi dice che non bisogna neanche usare questa terminologia, sicura, insicura, insomma di fatto noi raccontiamo, questo è un dato di fatto, notizie di cronaca nera, detto in gergo, tutti i santissimi giorni. Questo accadeva 10 anni fa? No. Quindi questo è un dato di fatto, poi più sicura, meno sicura, percezione, non percezione, dati ministeriali, io non lo so. Io racconto e riporto quello che la nostra redazione raccoglie davvero tutti i giorni. Io credo che voi facciate bene il vostro lavoro, pertanto quando si raccolgono delle notizie di cronaca nera si fa. Però bisogna anche partire dal presupposto che da quando c'è Ghinelli, comunque, io voglio dire, poiché le possibilità del sindaco circa la sicurezza non sono totali. No, insomma ce n'ha, Ha esercitato, una, a mio parere, la polizia locale. La polizia locale, beh, innanzitutto Ghinelli a mio parere ha fatto in modo tale che nel corso degli anni, io voglio ricordare i vari blitz eccetera eccetera, fatti dalle forze dell'ordine in collaborazione con la polizia locale, con l'amministrazione stessa, che ha fatto pesantemente valere anche l'attenzione sui territori. Io credo che la scelta anche della, anche contestata, visto che ci sono stati dei dibattiti, però la scelta di Ghinelli di mettere la polizia municipale, la polizia locale a Saione, a mio parere è una risposta concreta a un'attenzione a quel quartiere. Perché quando tu metti... Ma è che si occupa anche di parcheggi, lì parcheggi non ci sono. Ma non è un problema di scelta, quando il progetto è, è un problema, attenzione, il progetto è stato fatto bene, pertanto ci saranno parcheggi e quant'altro. No, ora abbiamo... No, la logica è quella, però ragioniamo sul punto, okay. Non usciamo da questo. No. Il fatto che Ghinelli comunque abbia voluto
scegliere proprio Saione, che era un quartiere che all'inizio, io voglio ricordare, ricordiamo all'inizio la situazione delle gallerie lì, della campo zona di del Campo di Marte. Ghinelli ha permesso, assieme alle forze dell'ordine, al prefetto, eccetera, che venissero chiuse le gallerie. In altre parti di Arezzo si è potuto chiudere. Ma la sicurezza si fa con le barricate. Fermo, la sicurezza si fa con gli strumenti a tua disposizione. Io ritengo che Ghinelli abbia avuto un atteggiamento assolutamente fermo per quanto concerne determinate scelte anche di privati che volevano proteggere giustamente le loro zone, facendo un incremento di attenzione e permettendo che questo potesse essere fatto. Quando è arrivato Ghinelli c'erano gli assembramenti, io ricordo alla parte della farmacia lì a Campo di Marte, era una situazione impressionante. Oggi non è che è diciamo il paradiso, però ci sono alcune risposte sono state date. Se qui non si guarda niente, si parla in senso generale, si rischia che si fa del qualunquismo semplice. Io cerco di guardare provvedimento per provvedimento. Credo che la scelta messa in piedi da Ghinelli di permettere un controllo attraverso anche l'introduzione di barriere fisiche, dove era necessario, sia stata una scelta utile, che era la risposta a una richiesta dei cittadini. Quindi credo che molto altro potrà essere fatto, e questo è normale, non è che arrivi con la bacchetta magica, ma dire che Ghinelli non ha prestato attenzione alla sicurezza è non dire la verità. Che oggi ci sia una situazione generale di difficoltà a livello nazionale sui problemi che concernono l'immigrazione, non c'è bisogno della città di Arezzo, basta andare in altre città. Arezzo ha dato alcune risposte complessivamente. Chiaramente tutto viene ricostruito in base all'emergenza. È normale che oggi c'è un'emergenza, ci si deve adattare a quel tipo di risposta. Quindi le risposte cambiano con le esigenze, però io credo che Ghinelli abbia dato risposte precise nel contesto a quello che erano alcune domande. Ora c'è la pubblicità. Sì, direi. Ci dobbiamo fermare un attimo, però io questo tema proverei un pochino ad approfondirlo, perché al solito abbinare il problema sicurezza con l'immigrazione, non lo so, non lo trovo esattamente, come dire, corrispondente alla verità. A fra poco. Ecco, prima della pubblicità stavamo parlando, insomma, di quello che Ghinelli, l'attuale amministrazione al Comune di Arezzo, ha fatto, soprattutto in tema di sicurezza, che poi c'è molta differenza, no, tra quella percepita e quella reale. I dati del Ministero ci dicono che i reati sono in diminuzione, noi non facciamo invece pari a raccontare notizie di furti. Può essere anche che le persone alla fine, insomma, visto che poi se le ritrovano fuori dopo un giorno, evitino di denunciare. Ma detto questo, che poi veramente si ragiona si fa della fanta politica, secondo Mennini, insomma, Ghinelli ha agito bene sul fronte della sicurezza. E prima abbiamo, diciamo, lei ha accostato il tema della sicurezza a quello dell'immigrazione. Io non lo so, la droga la comprano gli immigrati, cioè non lo so, ecco. No, io vorrei dire un'altra credo cosa. Credo che sia molto, molto diverso il problema. Ma ecco, vi conviene a voi come Forza Italia cavalcare oramai questo argomento, la cosiddetta, che fa parte della propaganda salviniana? E, cioè, tutto sommato, insomma, parliamoci chiari, una certa cannibalizzazione da parte di Salvini proprio con questo tipo di retorica, di propaganda, e l'odio, la paura, e di fatto ha svuotato molto Forza Italia a favore anche di Fratelli d'Italia. Cioè, diciamo, avete perso sicuramente la parte più a destra di Forza Italia, è più attratta da questi argomenti che oramai li interpretano molto bene la Meloni e Salvini. Quindi a voi vi conviene insistere su questo tipo di propaganda? Io cerco poi di ragionare. Io però vorrei dire un'altra cosa, perché secondo me se questa giunta, qua, un altro argomento, un altro aspetto che secondo me qualcosa non ha funzionato è quello da un punto di vista economico, sociale di Arezzo. Cioè Arezzo 2015 da un punto di vista economico sociale è molto più povera di Arezzo 2020, è innegabile, quindi abbiamo perso. Al contrario, Arezzo 2020 è più povera del 2015. Sì, è molto più povera. Arezzo 2020 è molto più povera di Arezzo 2015, sia in termini di occupazione, sia in termini ma anche abbiamo visto anche di classifiche come benessere, come qualità della vita. Quindi
tutto, ecco, secondo lei c'era un'idea di Arezzo che doveva essere dopo 5 anni, oppure non c'era nessuna idea perché tutto sommato la vittoria del centrodestra del 2015 arrivò a sorpresa, quindi non vi eri preoccupati più di tanto di questi aspetti? E poi è stato fatto tutto quello che si poteva fare per impedire questo declino aretino, perché ora butto là un sacco di cose, allora, e la sanità, sì, però, e tutto. Sì, cioè, sì, no, però bisogna cercare di mettere in linea le cose, perché si rischia di mettere quelle che sono le potenzialità di un'amministrazione con dei problemi che sono più vasti, perché se noi mettiamo il problema della sanità ad Arezzo non è certo colpa di Ghinelli, ma è un colpa di una scelte anche precedenti, dove invece Ghinelli ha riportato alcune attività importanti qua, così come nei rifiuti. Cioè, io voglio dire, per la prima volta da quando c'è Ghinelli c'è stata una logica di riportare su Arezzo alcune attività, sia nell'ambito ASL, sia nell'ambito dei rifiuti, sia nell'ambito di una serie di scelte comunque fatte valorizzando il territorio, perché sennò qui si rischia che competenze che non sono dell'amministrazione vengano imputate all'amministrazione. Secondo me questo è un errore. La questione, voglio tornare al punto invece della sicurezza, non parlare della sicurezza, cioè io non è che posso dire non parlo della sicurezza perché ne parlano anche altri, io credo che il tema della sicurezza sia un tema... No, ma lei diceva l'abbinamento, sicurezza, immigrazione, diciamo che quella fa parte della vostra retorica o la lasciate a Salvini? Non è un problema di retorica, è un'analisi dei fatti, cioè dire che non si può dire che tutta la delinquenza sia attribuibile a fattori di immigrazione, ma non si può nemmeno dire che la delinquenza non sia rappresentata anche dall'immigrazione, perché poi alla fine questo è chiaro che quando ad Arezzo ci sono state situazioni come diciamo bande organizzate, che io l'avevo anche davanti a casa, e grazie all'intervento della Polizia Municipale su indicazione di Ghinelli, in perfetta sintesi con le forze dell'ordine, perché qui bisogna anche ricordare che c'è un sistema ad Arezzo che funziona, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, la finanza e tutti quelli che sono attivati assieme alla polizia locale hanno fatto lavori in totale silenzio, perché chiaramente sono indagini efficacissimi, perché i blitz al Pionta, perché i blitz da diverse parti in piena piazza Guido Monaco o quant'altro, non sono fatti inesistenti, sono fatti che hanno tolto, hanno sradicato, hanno messo in carcere centinaia di pusher, roba di questo genere qua, che chiaramente sono stati una risposta. Poi i problemi continuano ad esserci, non è che è risolta il problema così, però non si può dire che non è stato fatto nulla, questo è il concetto. È chiaro che una grossa parte di questi era interessata di questi reati viene fatta da persone immigrate che fluiscono attraverso gli sbarchi e quant'altro. Questo è innegabile, non è un problema che se lo dico io perdo voti, è una realtà, cioè, a questo punto. Poi esistono anche una delinquenza italiana, esiste tutto, cioè, in questo senso. Quindi è chiaro che però bisogna guardare nel suo complesso. Per quanto concerne le scelte che la Giunta Ghinelli e la maggioranza di centrodestra hanno fatto, sono state quelle di riportare Arezzo al centro, con tutte le difficoltà, perché quando la maggioranza dei servizi è diventata di territorio più vasto, cioè Arezzo, Siena e Grosseto, e per fortuna il centrodestra governa tutte e tre le province, per esempio, più importanti per noi, che sono quelle che gestiscono tutti i servizi primari, dai rifiuti ai trasporti, no, perché oramai è di interesse regionale, ma rifiuti, anche l'acqua per molti versi in questo senso, credo che l'idea di far tornare su Arezzo alcuni punti di cardine, io credo che sia stata dimostrata in primis da Ghinelli e in una politica in questi 5 anni. Poi errori se ne fanno tutti, voglio dire, però che sia stato un lassismo, no. Io ho visto negli anni precedenti sparire i servizi di Arezzo, quelli erano veri, abbiamo perso tutta la gestione dei rifiuti, completamente, tutta la gestione sanitaria, vi ricordate, battaglie, tutto fuori, tutto spostato rispetto ad Arezzo. Sono tornate molte attività qua su Arezzo e su questo Ghinelli si è battuto. Cioè io, quindi a dirle che le cose, poi poteva fare di più, e chi è che non può fare di più? Può fare di più chiunque. Vabbè. Io andrei sull'argomento candidato, perché Ghinelli così a latere, insomma, a margine della convention nazionale di ANCI, dell'Assemblea nazionale di ANCI, io ho fatto la domanda, ma lei è ancora disponibile per la regione toscana? Certo, quindi se lui fosse candidato, anzi con gioia ha espresso questa sua disponibilità, se lui fosse a questo punto candidato, ovviamente saranno poi, presumo, i partiti, insomma, a decidere se sì o se no,
Avete come dire, un piano B e poi avete guardato agli avversari? C'è qualcuno che vi può, tra virgolette, spaventare di più o spaventare di meno dei nomi che, seppur si sono fatti sui quotidiani? Io credo che dobbiamo partire con i dati concreti, perché andare a ipotizzare una normale risposta che si fa, dice, se c'è una richiesta di fare la candidatura in regione, dice, io posso, lui è stato chiaro, tra le due sceglie la regione. Tra le due sceglie la regione. Non ha detto questo. La riduzione giornalistica io la comprendo, ma non ha detto questo. Ha semplicemente parlato, che dice, io sono un candidato, rimango candidato, e quindi ad oggi noi abbiamo Ghinelli candidato. Pertanto ipotesi di variabili differenti non ce le siamo neppure poste, non mettendo poste da questo punto di vista. Ritengo che in una logica come questa oggi Ghinelli sia un candidato assolutamente credibile. Non abbiamo preso in considerazione altre cose, perché le candidature regionali non si fanno ad Arezzo, non si fanno neppure nemmeno a Firenze, lo dico con sincerità. Perché si fanno a Roma. Si fanno a Roma perché fanno parte di una distribuzione di persone di area potenzialmente. Quindi, vincente. Quindi dopo il 26 gennaio non si saprà. Ma ritengo che la scelta sulla regione, con tutta probabilità, verrà fatta a breve. No, ma su questo riusciremo a farla anche a breve. La cosa importante in tutto questo momento è quella di concentrarci oggi sulle amministrative. La questione delle regionali la vedremo. Io oggi non è nemmeno un dibattito, cioè è spesso, giustamente io comprendo, un giornalista e deve porcelo questo problema, ma realmente noi non abbiamo nessuno da candidare, quindi io io parlavo dal punto di vista dell'inchiesta, visto che il tempo stringe, Minnini, allora diamo un'altra cosa, ma Angelo Rossi, Mary Connacchini, ma che fanno? La loro lista civica. Ma loro sono dentro Forza Italia? Loro fanno il loro percorso civico, presto, proprio questa settimana prossima, non so, insomma, faranno proprio il lavoro civico parte. Loro sono in Forza Italia o no? Non sono più. Mai stati dentro Forza Italia, sono indipendenti, stanno facendo un lavoro civico per portare un contributo di un'area politica che non sarebbe interpretabile da nessun partito, per portare un contributo a centrodestra. Senti, per Mennini, Forza Italia Viva è una suggestione o un auspicio? Ma niente, è roba da ridere. Io ritengo che oggi come oggi Forza Italia perché sia da ridere? Allora, io direi che dobbiamo dire viva Forza Italia, nel senso non... Viva Forza Italia Viva! Questa roba qua è impotabile, cioè io lo dico con chiarezza. Oggi noi non solo non vogliamo, ma proprio non ci passa manco per l'anticamera del cervello di fare unioni con Renzi o con questa roba qua. Soprattutto per quello che hanno rappresentato a livello nazionale, ma anche a livello locale. Pertanto qui questa ipotesi è irreale, è respinta. Minnini a fare la campagna elettorale per la Boschi. Ma non se ne parla neanche, noi siamo saldamente nel centrodestra, siamo buoni. Noi se fra qualche mese vediamo Minnini che si sgola, ma non se ne parla neanche, una roba è inqualificabile. È inqualificabile una roba del genere. Non se ne parla neppure. Anche Conte ha avuto un lapsus, hai visto nelle interviste Italia Viva? No, volevo dire Italia noi siamo, Viva. Noi siamo detto questo. Questa roba qua è roba che viene spesso, se ne parla per cercare di danneggiare il centrodestra introducendo degli elementi inesistenti come quelli di potenziale alleanze con Renzi, roba che non esiste, lo dico con chiarezza. E semplicemente perché indebolendo la quota di Forza Italia il centrodestra non è più competitivo, perché voglio ricordare che Forza Italia è un cardine importantissimo. Le componenti del centrodestra sono componenti che sono indispensabili l'una con l'altra. Se qualcuno si stacca, automaticamente il centrodestra perde. Quindi noi abbiamo avuto sempre la visione del centrodestra unito. L'ultima domanda, se farete l'accordo per formare una lista di centrodestra con Ghinelli, e come farete nella distribuzione dei posti, mettiamo, tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, perché rispetto alle ultime elezioni Forza Italia aveva un peso, ora vi baserete sui sondaggi, vi baserete sull'attuale voto europeo? No, noi ci baseremo su una cosa molto semplice, i voti degli elettori. Io non... Insomma, pensate che la Lega distribuisce un terzo, vorrà fare la parte del Leone? Non dobbiamo distribuire niente, chiari, noi ci presentiamo alle elezioni. Se anche fosse Ghinelli, ma la maggioranza dei consiglieri sono leghisti... Noi siamo democratici, nel vero senso della parola, pertanto noi stiamo facendo la campagna elettorale per prendere dei voti.
Sarà l'elettore aretino a decretare la vittoria del centrodestra e la distribuzione dei voti all'interno del centrodestra. Noi siamo democratici, in questo prenderemo il risultato come tale. Noi puntiamo a essere ipercompetitivi perché abbiamo persone capaci, persone che hanno consenso personale, persone che sanno anche amministrare. Ci candidiamo anche a avere una classe dirigente capace. Se Ghinelli non fosse candidato, chi potrebbe essere? No. Non mi interessa manco valutare l'ipotesi. Va bene, per me Ghinelli è candidato. Facciamo l'ultimo giochino del se fosse. Se invece il candidato del centro-sinistra fosse Vincenzo Ceccarelli? Vincenzo Ceccarelli è una persona molto capace. L'unico problema è che non è aretino. Quindi secondo lei non ha forza? Non è che non ha forza, è ad Arezzo bisogna combattere, come si dice, parlando un linguaggio puramente della città. Ghinelli è un aretino, non è Vincenzo Ceccarelli un grande amministratore, però non è aretino, secondo me ha un vulnus importante che non lo rende competitivo Arezzo. Va bene. Bene. Finiamo qua la nostra chiacchierata con Bernardo Mennini, coordinatore provinciale di Forza Italia, poi lui fa anche il presidente di ATAV, ma insomma nel tempo libero farebbe anche quello. No, detto vabbè, questo, insomma, magari facciamo un'altra puntata su quella competenza lì. Grazie per essere stato con noi, grazie alla prossima. Grazie a voi. Grazie a tutti, ascoltatori.